Non riesci a vedere, sa? Un anno, sì, un anno. Da qua non si può. Stiamo arrivando. State, toccate con i piedi a terra. Non vi muovete, stiamo arrivando, non vi muovete, stiamo arrivando. Mi sta attaccando. 2 minuti e siamo arrivati, 2 minuti. Intrappolato tra acqua e fango, una delle immagini della tragedia in più atti che stamane si è abbattuta a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia, e di 8 morti il tragico bilancio della frana che ha travolto questa mattina alle 5 uno dei 6 comuni dell'isola napoletana. La frana si è originata dalla parte alta di via Celario ed ha in breve tempo raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Fango e detriti si sono depositati anche intorno alle abitazioni e diverse auto sono state trascinate in mare. Per questo motivo sono giunti sul luogo, oltre ai vigili del fuoco, anche i sommozzatori e nautici. Alcune persone di cui i soccorritori si stanno occupando sono rimaste bloccate senza corrente elettrica all'interno dell'hotel Terme Manzi. Ma sono centinaia le persone isolate, almeno 100 quelle che devono essere ancora raggiunte dai soccorsi, protezione civile, vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Da stamane lavorano senza sosta sul posto. L'allerta meteo arancione diramato dalla protezione civile della regione Campania già nel pomeriggio di ieri per la durata di 24 ore è stato prorogato ulteriormente alle 18 di domani, domenica 27 novembre. A dare la notizia degli 8 morti il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Le prime notizie parlavano dei 13 dispersi, tra cui un neonato. Collegamenti bloccati via mare e il soccorso in azione attivato dall'ASL Napoli 2. Riunioni in prefettura a Napoli tra il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il prefetto Claudio Palomba. In continuo aggiornamento tramite videoconferenze con i comandanti delle forze dell'ordine sul posto. Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha invitato gli abitanti a rimanere a casa, così come i sindaci degli altri comuni stanno cercando di dare manforte alle comunità. La diocesi di Ischia ha messo a disposizione dei numeri di emergenza a cui rivolgersi. Intanto la protezione civile avverte che una nuova frana è possibile sul versante ad ovest rispetto a quelle che si sono già verificate. Il mare Forza 11 sta gonfiando oltre le aspettative. Il terreno, i residenti in quella zona sono stati già allertati.